Visto che i video precedenti vi sono piaciuti così tanto, ho deciso di portarne altri, ancora più terribili e spaventosi. Per apprezzare meglio questi filmati, vi consiglierei di mettervi in una stanza completamente buia. E ricordate, dovunque voi andiate, portatevi dietro sempre un po' d'acqua santa e un crocifisso. Potrebbe sempre ritornarvi utile. Detto questo, cominciamo. Un cacciatore di fantasmi si reca in una casa abbandonata. Arrivato sul posto, apre la cancellata e nota una sedia a rotelle. La stessa, ad un certo punto, incomincia a muoversi da sola. Wow! Il cacciatore di fantasmi rimane senza parole. Una volta che sembra che tutto si sia calmato, il cacciatore entra e incomincia a fare le sue indagini in quell'abitazione. Ma le cose col tempo sembrano che peggiorino. Il cacciatore di fantasmi si fa prendere dal panico e decide di abbandonare le indagini. Nel secondo filmato, una famiglia dichiara di essere perseguitata da uno spirito maligno. Il capofamiglia dichiara che anche cambiando casa, questo spirito li seguirebbe dovunque loro vadano. Questa famiglia, una volta trasferitasi in un appartamento, hanno incominciato ad avere i soliti problemi. A quel punto decidono di installare delle telecamere e questo è ciò che è stato ripreso mentre tutti stanno dormendo in piena notte. Guardando bene le immagini si può notare che l'essere ha delle dita molto lunghe. Una volta vista le immagini, questa famiglia decide di trasferirsi un'ulteriore volta, questa volta da un loro parente. In questo terzo filmato viene mostrato qualcosa di veramente incredibile. Io personalmente l'ho visto più di una volta e non credo ci siano molte spiegazioni. Mentre un'auto sta per mettersi sulla strada, si materializza dal nulla un'altra automobile. Come se avesse attraversato un portale. Non so se questo video sia vero o falso, ma se fosse vero, credo che dovremmo porci un bel po' di domande. Il video finisce qui, ragazzi. Noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima.